Una strategia che non ho neanche provato, cioè io con le due non ci ho mai girato. Sono contento di aver preso soltanto 6-7 decimi a giro su Filippo, non avendo neanche girato con le due, non avendo provato. Per il resto, probabilmente, forse se avessi fatto la stessa strategia di Alberto, magari saremmo stati più vicini a fare il bagarre. Però sono contento lo stesso. Si impara sempre, si continua sempre a imparare. È Bella bravo. gara, bellissima gara. Spero che ne potremo fare altre tutte insieme e che crescere tutti insieme. Bene, bene, Se l'importante è che ti sei vuoi, se vuoi, te, divertito. se, se vuoi te lo ripeto in inglese. No, 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 grazie, no, no, grazie. Perché stai live pure tu? No, no, va bene così, dai. Poi mettiamo i sottotitoli, mettiamo. No, Filippo, invece dai, raccontaci il tuo punto di vista della gara. Ah, aspetta, un'ultima cosa, comunque sono contento per... No, perché non lo so, ho dimenticato. Me l'ero passato Sono Filippo veloce. contentissimo della bagarre iniziale con TT, perché veramente è stato un mostro di gara i primi 5 giri, mi sono divertito Tittia, tantissimo. tittia. TT, scusa, TT, sì. Tittia. È qua? TT o no? Ah, sì, Sì. si è già parlato prima, scusa. Comunque sì, complimenti, è stata una bellissima bagarre all'inizio. Tutto qua, vai Filippo, poi ti passo Vabbè, la parola. mi auguro che ovviamente appunto non l'avevate citata, io aspettavo appunto che la citavate voi, mi auguro che vi siete divertiti in Sì, quelle prime sì. Io fasi. infatti, anzi, mi sono dispiaciuto quando poi non so se ha fatto un errore. Cioè, è brutto comunque stare così da soli davanti senza fare niente. Certo, penso di sì. Certo, Sì, invitalo, ci invitalo pure. mancherebbe. Basta che Intanto non Filippo. fugge. Sì, intanto Filippo, visto che ti abbiamo dato tempo per spostare l'astronave, che l'hai parcheggiata mo' sulle strisce blu, ti chiederei qual è il tuo punto di vista intanto della gara. Il mio punto di vista, diciamo, la mia strategia, come sempre, è partire primo e fuggire. Ciao, Spera. fuggitivo, benvenuto. E fuggire, però questa volta, diciamo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Dicevo, la mia strategia era partire e fuggire, però questa volta diciamo che non mi è riuscito perché ho preso quel famoso un secondo e mezzo di penalità, poi sono stato in bagarre e quindi diciamo che non mi è riuscita. E poi facendo 12 giri cioè, come ho fatto tra l'altro, 12 giri con le morbide, dovevo risparmiare un pochettino il carburante, quindi magari stando pure in bagarre già ero un pochettino a rischio. Infatti mi era venuta cioè, Questo avevo pensato pensiero che di cambiare, vero? questo brutto pensiero di non farcela a fare 12 giri. Però poi magari tirando le marce ancora di meno sono riuscito a pelo proprio a fare 12 giri, poi montare le dure e fare gli ultimi 8 giri con le dure. Come ha detto poco fa Mario, sì, adesso provando la giusta questa strategia non so se è stata la migliore, Dubito. però che dire, Vabbè, ci però sarà, tu ormai, diciamo ormai è la ormai Ormai è fatta e soprattutto ormai il dado è tratto. il dato è tratto, esatto. Oh, ma io devo capire una cosa, Filippo. Tu dici tiro meno le marce, minchia, ma sei sempre un fulmine. Che se non tiri le marce, cazzo, vai che sarà limpa, come cacchio fai? Porco cane. Beh, effettivamente Scusate, ragazzi. questa macchina, se tiri proprio tanto tanto, secondo me va a perdere addirittura. Va a Sì, perdere, sì. sì, va a Sì. perdere, Non devi. Filippo, ti posso dire la mia, comba? Sì, dimmi. Tu pure che hai sbagliato, cioè se la strategia non era la migliore, sei stato il migliore comunque. Sia, Sì. qualsiasi sarebbe stata la strategia, era sempre quello il risultato. Ma Sei sereno. voi ancora non avete capito una Mi fai cosa emozionare. molto. Ma voi non avete ancora capito una cosa molto importante.
File, quando da Marte viene giù per effettuare le gare, si ferma sulla Luna a prendere la criptonite. Gliela do poi ai meccanici e boss. Oh, avete capito? Diciamo che possiamo stare. E loro poi fanno una miscela di carburante. Va bene, va bene. Allora, in parte abbiamo anche Fuji, ragazzi, questa sera. Fuggi, che a quanto pare, quindi ti dichiari tu, ti prendi la colpa di essere il capotin del GIA, giusto? Bene, ok. Guardia di finanza, dica tutto. No, prima dicevamo, Fuji, dicevamo a parte ovviamente tra le saette che mi si sono abbattute sulla casa dell'altra volta, maltempo incredibile, guarda, quindi no, non ti dico qua nel Veneto cosa è successo. Ma tu non sai le cose belle, la cosa più bella sai qual è? La cosa più bella, il retroscena più bello, è che Max, un'oretta, credo, prima diciamo dell'inizio gara, mi fa: guarda Nick, puoi fare tu host o la live, eccetera, perché da me sta facendo un maltempo impressionante, non vorrei far crashare i ragazzi, non vorrei far crashare la live. Sì, che problema c'è? Certo, Ci lo penso faccio io, non ti io, preoccupare. Ti faccio vedere nessuno è io come si può colpa. fare live. Che io sono fibra con sotto motore F39. Esatto. Vabbè, comunque dai, siamo riusciti a portarla a casa. Sì, io abito in provincia di Vicenza, non ti dico qua frane, anche un ponte Nico, purtroppo. Nico, Nico, non essere Dimmi. timido, dillo dove abiti, c'è un motivo perché abiti di su, e sfogati, con noi lo puoi dire. Vabbè, che c'è? Vabbè, per la mia passione dei rally. Allora, di la verità, su, dai. Siamo persone che ti comprendiamo, ti Ma capiamo. guarda, io già sto sentendo dall'accento di Fuji che lui è della Val di Non, alta. Sbaglio? Vicino Vicenza, esatto. A 7-800 km più o meno sarà. Dietro l'angolo, praticamente. Lo so che Sì, qua fuggi sento l'accento della tranquillo. madre patria. Qua io come esco di casa ho tutta campagna. Ah. No, vabbè, Fuggi, che dirti? Io, facendo per un attimo i seri, come ho Cos'è che hai detto, detto scusa Nico? prima a Claudio, mi auguro un attimo i seri. Cos'è che hai detto, scusa? Cioè, me l'avete sentito? Non ce la No, fai con lui, Nick, non ce la fai con lui. No, ma io figuro, ormai ci ho perso le speranze. Guarda, dopo una settimana che l'ho conosciuto, ci ho perso le speranze, figurati. Ci hai messo così Ormai. tanto a perderle? Sì, perché insisto, sai, ci provo, non mollo, Ci non credi, mollo. alla fine ci Ci credi credo. sempre. Sì, la speranza è l'ultimo a morire, ma qua è morta prima la speranza e poi qualcos'altro. Guarda Nico, che chi vive sperando muore cagando, quindi occhio andare in bagno. Non via. No, beh, comunque a parte gli scherzi, Fuggi, io penso, mi auguro che ti sia divertito per questa gara qua singola che abbiamo fatto questa sera con noi e contro i PRT, appunto. E come diceva Claudio, perfetto, perché l'importante è raggiungere il primo obiettivo, che è quello più importante e fondamentale, è quello di divertirsi tutti insieme e essere rispettosi in pista.
gli uni con gli altri, indipendentemente dal primo, dall'ultimo, quello veloce, certo, quello lento, quello non cambia assolutamente nulla. Bravo. Bravissimo, hai fatto proprio, preso il centro. Poi ti abbiamo visto anche tante volte che potevi superarlo, hai alzato il piede e non l'hai fatto. Quello. Questi sono i discorsi, esatto, che vi piace, esatto, sentire. Sante parole, vero Max? Esatto. Vi dirò di più, ragazzi, vi dirò di più. Alla luce proprio di quello che anche io e i ragazzi del Team Motorsport Italia abbiamo visto in pista, per come siete, io vi anticipo già che, e ve lo sto dicendo in live, quindi non mi rimangerò nulla di quello che vi dico. No, basta mangiare te. Noi contro i Psycho giovedì abbiamo la finale del nostro campionato, giusto Max? Yes. Che era di venerdì, però io purtroppo venerdì sono preso da impegni lavorativi, quindi non posso esserci. Allora ho chiesto a Max se gentilmente la poteva anticipare a giovedì, e quindi la facciamo giovedì e andiamo a concludere questo nostro campionato che è stato abbastanza lungo. Giusto, no Max? Giusto. Ah, Dado, venerdì sera andiamo a trovare Nico, che mi hanno detto che l'hanno spostato lì in Viale Monza, zona tra Viale Monza e Pezzale Maciacchini. Andiamo a trovarlo. Sì, al palo 32 mi hanno detto. Quindi... No, 33. 33? Ah, 33. Okay. Ah, okay. È che faccio la staffetta, vado un po' di qua, un po' di là. Ah, 32. Furbo. Guadagna il doppio. Vedi tu, scusa. No, vabbè, comunque, tanto è una ceretta veloce, basta tutto, poi dopo risolve tutto. Allora... Grande Nick! Bello. No, dove volevo arrivare col discorso? Volevo arrivare col discorso che praticamente so. Noi giovedì finiamo questo campionato che abbiamo qui con voi, Max, quindi te lo dico anche a te, non te l'ho detto, me la sono conservata per questa sera. Vi faccio una proposta indecente, cioè ovviamente abbiamo la pausa estiva, sono 30 euro a botta con Nico durante la pausa estiva, caro, a me ho 100 o niente, tu fai in mano se no Digli Nick, le cose di qualità si pagano. È normale, la qualità si paga. No, volevo dire semplicemente che prima di andare in pausa estiva, che sarà ovviamente tra luglio e agosto, dove ovviamente poche persone rimarranno qui a play a giocare, o comunque ci saranno delle gare così spudoratiche, noi riprendiamo poi a settembre la collaborazione con il Psycho. Però mi chiedo a te e anche a Max di riflettere sul fatto che, se vi va, io avrei già pronto un mini campionato di scusami, c'ho un mononeurone che sta riflettendo, basta far rumore, su. No, ho un mini campionato
da fare con, se volete, con voi e con il PRT, quindi come questa sera praticamente, sono 5 gare, ok? Come questa sera, semplicemente che saranno 5 gare con una classifica, eccetera, per passarci appunto questo mese di giugno, se vi va, insieme, in delle serate come questa. Io la butto lì. Voi rifletteteci, parlate anche con i vostri, diciamo, ovviamente, come è giusto che sia all'interno del team, e poi con calma mi date una risposta. Se non avete ovviamente altri impegni, è ovvio. Non c'è due senza tre, il quattro viene da sé. Sì, no, per i giorni noi per esempio con TripPsycho solitamente decidiamo un giorno a settimana, tipo che ne so, il giovedì. E resta sempre quello per tutto il corso delle gare, per dirti, no? Quindi magari per quello ti dico, voi valutate la situazione, valutate i vostri impegni, se avete un giorno a settimana libero, magari si può fare in quello là, per dire. Ok? Tipo che ne so, il giovedì oppure tutti i venerdì. O tutti i mercoledì, lasciamo ovviamente da parte il sabato e la domenica perché, come tutti, abbiamo famiglia, no? Come si suol dire. Quindi infrasettimanale e soprattutto se è un giovedì o venerdì, credo che anche, parlo anche a nome di Max, Max confermami, credo che sia più opportuno, no? Gareggiare in queste due giornate. Sì, va bene, Nick, direi di sì. Ha parlato se Max è sparito? mio. No, io Si è sono qua. Poi No, ragazzi, no, 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 sono poi qua, sono qua, sono qua, ragazzi, sono qua. come appunto vi dicevo prima, che vi ho anche anticipato per quello che riguarda la situazione di cambiare data, eccetera, poi si fa presto a contattarci tra di noi e anticipare o posticipare una data. Voglio dire, è una situazione che gestiamo noi, tra virgolette, in tre, no? Quindi, voglio dire, una volta che una cosa, una variazione sta bene a tutti, va bene così, ok? Come la stessa cosa per quello che riguarda le gare, i consumi e l'auto da usare, se volete io vi mando, come faccio alle volte con Max, un file in PDF che è una bozza, diciamo, del campionato e poi solo a conferma del fattore se sta bene anche a Max e PRT, allora No, si mette in sto bene atto. io, non ho ancora niente. Oppure magari si cambia, si dice guarda, invece di fare questo circuito qua, facciamo quest'altro, mettiamo quest'altra auto, si fa presto a cambiare e di conseguenza si va a fare queste 5 gare come piace a noi tre. Ecco, la sostanza è quella. Sì, Sì, comunque ragazzi. Fuggi tranquillo, tanto abbiamo saputo che l'amministratore delegato è Claudio, quindi eventualmente ce la prendiamo con lui. Bravo, bravo. Quattro Sì, mazze di comunque, capi ragazzi. collo gli diamo. Non mi dovete dare una risposta adesso, su due piedi, quindi No, no, su semplicemente. quattro. Esatto. No, rifletteteci, poi mi fate sapere con calma. Ok. No, grazie a voi perché guardate, raga, ve lo dico con tutto il cuore, senza
diciamo, situazione di essere, tra virgolette, un po' a leccaculo, e lo dico apertamente. Semplicemente che quando si trovano persone corrette, preferisco tenermele amiche e fare dei progetti, delle collaborazioni insieme. Ecco, tutto qua. Perfetto, perfetto. Sì. FT500. Certo. Beh, si può. Certo, in base al numero si può fare un campionato parallelo, ma diviso magari per categorie. Certo. Beh, ma guarda, se c'è posto, se c'è posto, disponibilità, lo chiedo ai ragazzi, ti dico già perché no. Cioè, nel senso, la mia proposta è anche direttamente proporzionale, nel senso, se voi state organizzando qualcosa voi, allora a questo punto saremo noi a venire da voi. Cioè, per noi non fa nessuna differenza. L'importante è che il comune denominatore è quello di farsi, di passare delle belle serate insieme, tutto qua. Ovvio. Ma Dimmi Dallo. Certo. Certo. Ah, guarda, con me, ma posso parlare anche con Max, se Max mi permette, stai proprio non sfondando una porta aperta, una porta che non esiste su questo discorso. Allora, perché la sfondi? Appunto. Va bene, dai, magari in separata sede, poi magari ne parliamo un po' meglio, che adesso Certo. siamo ancora in live, vi ricordo che siamo ancora in live.
Siamo praticamente dimenticati la live. Niente, io ragazzi, magari in separata sede poi ne possiamo discutere anche dopo, se vi va. Proseguiamo in privato la discussione o quando volete voi. Intanto, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, faccio la chiusura della live, faccio i miei complimenti ai ragazzi che hanno partecipato, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in chat, nella live, sia dal canale dei Psycho Racing Team che dal canale Team Motorsport Italia, e come sempre do la parola a te, Max, per la chiusura. Grazie, ragazzi, buona serata. Car, mi è emozionato così, guarda. Tanto la bottiglia di grappa me la si dice sempre, anzi due perché c'è anche il dado. Esatto, l'avanzi, Ah. l'avanzi. Niente, che dire, intanto complimenti a tutti quanti in pista, complimenti, piacere di aver conosciuto bene anche in pista il team GIA, veramente persone ottime in pista, molto corrette, divertenti, gara molto, molto divertente, spero che il dado, oltre che essere stato fatto, sia anche tratto e abbia preso il tutto, perché la prossima live la commenterà interamente il mio dado. Non Sì. svenire, dado, Diciamo resta che in piedi. ho appreso, diciamo che ho preso Bene. tutto, poi ne parliamo in separata sede. Bene, bene. Che dire, io cedo la parola a Ginger che va a rinnovare il prossimo appuntamento sia sul canale Psycho Racing Team che sul canale Team Motorsport Italia. Ringrazio tutti i piloti in pista, ringrazio chi ci ha seguito da casa e che dire, buonanotte a tutti. Nico già Eccoci qua, addormentato, grazie a Max. te Ginger. Allora, come vi hanno ricordato, l'appuntamento sempre su questo canale e sul canale Psycho Racing Team, quindi Team Motorsport Italia e Psycho Racing Team, ci troveremo qua giovedì per l'ultima del campionato amichevole Team contro, tra virgolette, Team. Mi raccomando, lasciate un bel follow come state facendo. Questo video domani lo trovate sul canale YouTube sia del Team Motorsport Italia, ma anche sul canale YouTube dello Psycho Racing Team. Vi ricordo anche lì un piccolo cuoricino. Grazie mille. Là su Instagram il sondaggio che potete decidere sia la vettura, ma anche la pista. Divertiamoci insieme. Facciamogliela sudare questa gara ai nostri del Team Motorsport Italia. Giovedì, campionato esterno, ci troviamo qua, ore 22:22 e un quarto. Buonanotte e alla prossima! Grazie.